Ciao a tutti, buonasera e bentornati sul mio canale. Ah, sono particolarmente sfatta stasera. Sono appena arrivata a casa e ho trovato ad aspettarmi la Degustabox del mese di febbraio. Sono molto felice, finalmente ho tra le mie mani la Degustabox del mese di febbraio, che probabilmente l'ho già detto anche il mese scorso. Forse sarà la mia ultima Degustabox, ma forse no, vedremo in base a come sarà. Questa Degustabox, ce la posso fare, ha un dettaglio particolare questo mese, che non ho la minima idea di chi abbia scritto, però mi sono trovata questo cartello con scritto febbraio marmellata. Ok, febbraio marmellata. Non ho proprio la minima idea chi può averlo scritto, però dubito che me l'abbia scritta perché me l'ha ritirato la portineria del mio condominio. Non avrebbe senso che l'abbiano scritta loro, quindi probabilmente è uscita dal magazzino così. Vedremo, qualcosa mi dice che ci sarà una marmellata, se non mi hanno trollato. Inforchiamo le forbici e let's open. Vediamo se si vede qualcosa. Non si vede assolutamente niente. Vediamo se riesco. Ah, scusate. Vi ho coperti. Cerco di intrattenervi perché non taglierò il video. Vediamo se è migliorato qualcosa così. Ma sì, dai. Perfetto. Allora, dicevamo. Eccoci qua all'apertura della Degustabox del mese di febbraio. Yeah! Che bello. Allora, scusate. Fogliettini spoilerini per iniziare, che noi non vogliamo vedere. Ah, prima di iniziare vi dico come sempre, nell'info box trovate un codice sconto, non è un video affiliato, non è un codice sconto affiliato, è un codice sconto che chiunque può avere e che permette di avere uno sconto sulla vostra prima box. Per cui, se vi interessa Degustabox, che ricordo essere una box di cibo casuale mensile, trovate il codice sconto nell'info box. Ma cominciamo. Fogliettini spoilerini in parte. Sacchettini quelli tipo vabbè, sti cazzi. Scusate. Cominciamo con il primo prodotto. Lo mostro prima a voi addirittura. Tortina peanut butter. Adoro, questa cosa dovrebbe essere buona. Ah, tre tortine al burro d'arachidi, lo hacker, mai viste? Mi ispirano molto. Cominciamo molto bene. Ho intravisto in uno dei fogliettini spoilerini che c'era disegnata una mascherina. Quindi non so se questa è tipo un'edizione per carnevale. Boh, vabbè, mascherina non intendo quelle del Covid, quelle da carnevale. Ma andiamo avanti con. Questo è molto interessante. È una tavoletta di cioccolato della Lindt, novità, delicato, quindi è un fondente moderato. Moderato. A me piace il fondente, non super mega amaro, quindi probabilmente il fondente moderato mi piacerà. Devo dire che mi ispira molto, adoro. Scusate il riflesso degli occhiali, vabbè. Qua c'è qualcosa di grosso. Ma andiamo avanti con. Questo ha preso un po' di pacche. È vivo? Sì. È un. È vivo? Sì. Ok, sì, è sopravvissuto. Sì, è sopravvissuto. È un riso, tipo penso siano quelli istantanei, esatto, riso istantaneo in salsa curry in stile malese con verdure. Wow, è tipo un saikae bon solo col riso. Sì, figo. Riso disidratato, cose varie disidratate. Figo, cioè non sono una grande consumatrice di queste cose disidratate. Però per un pranzo o una cena veloce di quando non si ha la minima voglia di far da mangiare, ci sta. Next. Qua sento qualcosa di vetro, che secondo me sarà la famosa marmellata.
è sta cosa? Mai vista. Marmellata di prugne, è tutto scritto in tedesco. Thuringer Pflaumenmus, Das Original. Ok, non c'è proprio scritto niente in italiano, però penso che sia una marmellata di prugne, così a occhio. Tra febbraio marmellata e prugne disegnate, potrebbe essere una marmellata di prugne. Ok, proverò anche questa. Ammetto che non sono neanche una che mangia molte marmellate, però si prova, si prova. Aiuto, cos'è questa cosa? Ah, una lattina? Una lattina. Oddio, che roba c'è in questa? Cioè, ok, in questa degusta box di febbraio ci sono tante cose che io personalmente non ho mai visto. Dal riso disidratato, le tortine, cioè, finora è tutta roba che non ho mai visto. Ok, bravo, grazie. Sunny Orange and Lemon. Che roba è? Tipo Fanta? Bevanda al gusto di arancia e limone con zucchero. Ok, non so se è una bevanda frizzante o se è tipo un succo di frutta. Non si sa. Ha visto un po' la guerra, nel senso che non so se si nota che la lattina è tutta bottata, cioè tutta piena di botte, però va bene. Wow, ok. Questa degusta box non è per nulla scontata. Anche perché l'ho pagata a prezzo pieno. No, e intendevo che sono tutte cose un po' strane. Scusate il mio umorismo becero. Altra cosa di vetro. Un'altra passata. No! Mannaggia. Sì, questa era una passata, ma era nel senso che... Era. Sì. Mannaggia. Sì, si è aperta. Questa cosa non è una cosa buona. No, stavo cercando di capire se si è rotto il vetro o se si è aperto il tappo. Eh no, si è aperto il tappo, non so. Bene! Mi spiace, ma... Cioè, io non so neanche se posso consumarla. Mi sa che questa, purtroppo, perché comunque era una passata mutti... Dal, cosa c'è scritto? Sul campo. Passata fatta sul luogo di raccolta. Purtroppo questa passata fatta sul luogo di raccolta non ha avuto una vita facile. Mi spiace perché queste cose si spera sempre che non succedano mai, ma purtroppo a volte succedono. Non so neanche se posso tipo mandare una mail per chiedere. Boh, vabbè. Vedremo, se voi sapete qualcosa sul servizio clienti di Degusta Box fatemi sapere. Io ho paura, perché c'è un'altra roba di vetro qua? Mi fanno paura le cose di vetro. Ok. No, questo dovrebbe essere vivo. Salsa guacamole, ma raga, ma c'è da quando? Da quando esiste la salsa guacamole della Biffi? Ma sto male. Ok, salsa guacamole. Andrà a unirsi all'altra salsa guacamole che ho nell'armadio. Cioè, non è male, cioè non mi dispiace la salsa guacamole. Però stavo aspettando il momento giusto per consumare quell'altra che avevo trovato sempre in una degusta box. E adesso ne è arrivata un'altra, potrò fare la serata degustazione salsa e guacamole a questo punto perché... Aiuto io. Adesso dopo... Ups. Adesso dopo la distruzione della passata ho il terrore di trovare altre cose rotte o cose simili. Questo è interessante. Per chi è un fanciullo dei primi anni 2000 come me, vabbè ma anche adesso penso, chissà se ancora i bambini... Vabbè, le Goleador erano un'istituzione, cioè quando... Io ero piccola, quando si andava al catechismo, andavi in oratorio, la mamma ti dava le monetine, quelle poche, e con 10 centesimi ti compravi, o 5, non mi ricordo più, 5 o 10 centesimi ti compravi le Goleador. Questa Goleador è tipo super figa, nel senso che è
frizzante, sembra la Coca-Cola con tipo un ripieno giallo. Le ho viste ancora queste qua in realtà con ripieno giallo, ma forse le avevo presenti più piccole, non erano super mega giganti come questa, non so se si vede, che è la Coca-Cola con ripieno giallino. Forse le faceva la Haribo, non mi ricordo più. Mi ricordo qualcosa del genere. Un'altra, questa però è rossa, con un ripieno rosa. Sarà tipo la frutta, immagino. Fragola e arancia. Bello, mi piace. Ma quanta roba c'è in questa box? Aiuto. Altre due. Sono una bambina felice. Aiuto. Paura. Ok. Gran piada. Oh, sono felice. Mi rende molto felice perché volevo proprio delle piadine. Sì, e tra l'altro queste mi ispirano anche un sacco. Questa marca l'ho presa ancora, è molto buona. Benissimo, sono molto felice di questa degusta box. Qualcosa mi dice che questa non sarà l'ultima. E per finire c'è un qualcosa impacchettato. Oddio, un'altra passata, ti prego, no? Ma figa, ma scusate le parolaccie. Niente, sono stata sfigata forte stavolta. Mannaggia. Cioè, e poi questa era anche protetta da un altro cartone. Stavo dicendo appunto che questa non sarebbe stata la mia ultima degusta box, però raga, cioè se me le consegnano ridotte così. Niente, anche questa non si è rotto il vetro, ma si è aperto il tappo. Ed era un infuso. Bevanda a base di scorza di arancia e radice di zenzero. Probabilmente non l'avrei gradita, però cacchio, mi dispiace. Cioè, proprio a me dà fastidio buttare la roba, ma proprio tanto. Però che cacchio, cioè, è aperta. Chissà da quanto. Boh. Allora, considerando che sta roba è stata spedita, devo guardare nelle mail quando è stata spedita, perché se è stata spedita tipo ieri, la roba che si è aperta, immagino si sia aperta tipo nel trasporto tra ieri e oggi. Di conseguenza magari è ancora buona. Non lo so. Comunque questa era l'ultima cosa. Adesso, seriamente, io probabilmente, cioè io manderò una mail al servizio clienti di The Gustavox facendo presente che mi si sono aperte ben due cose. Cosa non buona, perché anche perché comunque c'è, anche no. Devo dire, spezzando una lancia, si dice così, nei confronti di quelli di The Gustavox, la roba era protetta bene, cacchio, perché avevano messo il pluriball e avevano messo anche un cartone ulteriore dentro per proteggere la roba e tutte le cose di vetro erano perfettamente imballate l'una... oddio, perché non so parlare oggi? Erano perfettamente imballate... separate, ovviamente, per non creare, insomma, urti, ce la posso fare. Nonostante questo, non è normale che due cose mi si siano aperte, ma proprio per niente. Manderò una mail. Cioè, non è che voglio che mi rispediscano la roba, però... Boh, vedremo, anche perché, cioè, non sarò stata l'unica sfigata al mondo io. Molto probabilmente non sono... ci sono state delle problematiche, ecco. Vabbè, in ogni caso, era una gran bella box, peccato per le due cose che mi sono arrivate aperte. Sì, veramente peccato, perché devo dire che questa box era veramente bella per i miei gusti, cioè c'era veramente un sacco di varietà e soprattutto un sacco di cose che non avevo mai visto nuove. Sto guardando l'elenco dei prodotti. Ok, sì, tutte queste cose qua, controllo che ci sia tutto. Ecco, c'era un prodotto extra a sorpresa, era la marmellata, quindi probabilmente hanno scritto sulla confezione febbraio marmellata, proprio perché appunto c'erano, si vede, diverse box, alcune con la marmellata, altre con altri prodotti extra a sorpresa. E io ho preso la marmellata, per carità, buona. Ups, scusate il rumore. Che dire, follettini e follettine, se qualcuno, ripeto, conosce il servizio clienti The Gustavox,
sa consigliarmi come potrei agire per denunziare la grave perdita dei due barattoli, cioè delle due bottiglie, mi faccia sapere. Fortunatamente non si sono rotte totalmente fino a intaccare anche gli altri prodotti, perché si è proprio appena rotto il tappo, cioè non rotto, si è proprio aperto il tappo, cosa strana, perché cioè adesso io non me ne intendo di barattoli, però quando io sbatto un barattolo di vetro mi si rompe il barattolo, non è che mi si toglie il sottovuoto e mi si apre il tappo, però boh, non saprei. Che sfiga. Cioè, consigliatemi anche nei commenti se buttarle queste cose o se provare a dargli una chance. Oggi è lunedì. Probabilmente questa roba non è partita ieri, quindi probabilmente è partita venerdì o giovedì addirittura. E se sono già venerdì, sabato, domani, sono già 4 giorni che è aperta. Anche no. Che palle. Proprio mi rimane l'amaro, ma non per i soldi spesi, proprio per lo spreco. Niente, quindi la mia decisione sul rinnovare anche per il prossimo mese o cancellarmi si baserà sulle risposte che avrò dall'assistenza, dal servizio clienti. Speriamo. Boh, spero. Non so neanche io cosa spero. Cioè, boh. Vabbè. Comunque, cari amici, mi pare che non ci sia nient'altro da aggiungere. Sto guardando i foglietti. No, nulla di che. E c'è una puzza, tra virgolette, di passata di pomodoro per quella che si è aperta. Maledizione. E niente, io vi auguro una buona serata. Io sono un pochino amareggiata, però appunto scriverò al servizio clienti. E niente, ci vediamo al prossimo video. Non so ancora cosa sarà. Se avete qualche idea per video, scrivetemi giù nell'info box. E cercherò di accontentarvi tutti se ne sono in grado. Buona serata. Ciao ciao, alla prossima!